Nella prima giornata di Superlega, la Tonazzo soccombe l'Infalatina in 3 set. Un simile esordio nessuno dei quasi 2000 spettatori del Chioin Arena se lo sarebbe aspettato. La partita dura appena 1 ora e 20, 80 minuti in cui la squadra di casa è apparsa sottotono in tutti i fondamentali, per di più mancando nei momenti decisivi la coralità del gioco. I bianconeri scendono in campo con qualche sorpresa. Nel sestetto iniziale spazio a Milan al posto di Quiroga, da poco rientrato dal Sud America. I primi 2 set sono dei veri e propri monologhi degli ospiti, capaci di mantenere quasi sempre 3 lunghezze di margine sugli avversari, raggiungendo il massimo vantaggio nel finale del primo set, 14-25. Gli unici sprazzi di bel gioco da parte dei bianconeri si vedono nel terzo set, in cui gli uomini di Baldovin riescono per lunghi tratti a giocare alla pari, fino al 19-19. Ma alla fine, da un errore di Cook, i Lepontini riescono a chiudere il set 22-25. Una Tonazzo quindi da rivedere in tutte le fasi di gioco, che ha pagato una preparazione pre-campionato caratterizzata dai lunghi stop di Berger e Cook. In generale abbiamo commesso troppi errori soprattutto sul primo attacco, quello uscendo dalla ricezione, che non ci possiamo permettere. Poi siamo un po' peccati sulle situazioni difensive dove si poteva fare qualche cosa, vedi gestione dei pallonetti, delle palle che ci hanno sporcato al muro, dove dobbiamo cercare di migliorare, diventare anche un po' più smaliziati.